A terra i crateri enormi lasciati dalle bombe. È Kobane, la città siriana dove si concentra il combattimento tra i jihadisti dello Stato Islamico e le milizie di difesa curde, che mandano tweet allarmanti sul loro avanzamento. 160.000 i civili fuggiti nei giorni scorsi, ma i colpi di mortaio sono aumentati e le colonne di fumo che si sono levate in cielo sono visibili dal territorio turco. Kobane è enclave curda, dove si trova il mausoleo di Suleyman Shah, nonno del fondatore dell'impero ottomano. Dal 1921 è territorio difeso dai soldati di Ankara ed il governo turco ha più volte ribadito l'intenzione di difenderla. Non abbastanza, secondo i peshmerga curdi, ma tanto da citarla espressamente nel via libera dato dal Parlamento turco all'invio di truppe in Siria ed Iraq. Un sì atteso, per nulla scontato, favorito anche dalla liberazione di 46 ostaggi turchi che da giugno erano tenuti prigionieri dai jihadisti a Mosul, in Iraq. Ed un sì del Parlamento che consentirà anche l'uso del territorio turco per le forze degli altri paesi che fanno parte della coalizione guidata dagli Stati Uniti, di fatto basi aeree NATO, basi utili nell'offensiva via aerea che si è rafforzata anche con l'invio di 8 jet australiani. Mentre l'Iraq schiera il suo esercito a difesa di una Baghdad sempre più in pericolo di cadere nelle mani dei jihadisti dello Stato Islamico.